Buon pomeriggio da Lorenzo Enrico e dagli amici di salentotelevision.it. 33esima giornata del campionato regionale di eccellenza pugliese. Siamo collegati dallo stadio Giuseppe Capozza di Casarano per Casarano Calcio Molfetta Sportiva, gara che vede la formazione ospite ormai salva nel campionato di eccellenza pugliese a quota 42 punti. È riuscita la squadra di mister Jennaco ad evitare i play-out anche senza aver bisogno di un punto in queste ultime due partite, perché gli scontri diretti sono tutti a favore della squadra biancorossa su Ellas Taranto e Otranto. Casarano Calcio invece, i padroni di casa di mister Mimmo Oliva, che cerca in queste ultime due partite di ottenere il miglior piazzamento per i play-off. Ovviamente in questo caso affronterà il primo turno in casa, ma con il secondo posto invece la situazione sarebbe diversa, con entrambi i turni dei playoff da giocare appunto allo stadio Capozza. Passiamo alla lettura delle formazioni che stanno per scendere in campo agli ordini del signor Alessandro Recchia della sezione di Brindisi, coadiuvato dai signor Fusco e Casula, anch'essi della sezione di Brindisi. Gara che è iniziata in questo preciso istante, Casarano in maglia gialla mentre gli ospiti sono tenuta biancorossa. Passiamo quindi alle formazioni con gli ospiti e passiamo alla lettura della Molfetta Sportiva, che si schiera con Petruzzelli, Tropiano, Tesoro, Dentamaro, Lorusso, Fumai, Vitale, Cantatore, Senè, Stefanini, Fieroni. A disposizione Soares, Grimaldi, Jennaco, Camporeale, Kubai, Tedesco e Giancaspro. Casarano Calcio che si schiera invece con Fogliera, Gigante, Tarsilla, Secas, Achille Casalino, Cossu, Manisi, Salvestroni, Dirito, Carminati e Corvino. A disposizione invece in panchina ci sono Campa, numero 12, Luperto, Puglia, Zaminga, Calò, Negro e Geda. Il tecnico ovviamente mister Mimmo Oliva. Gara iniziata da un minuto appena con possesso del pallone Salvestroni, Cossu in maglia numero 6, Casalino che attende l'arrivo di Senè, pallone appoggiato poi per Secas, avanza l'argentino Salvestroni, intercetta il laterale basso della difesa di mister Jennaco e prova a servire Senè, intercetta la difesa del Casarano, Dirito, Secas poi trova il colpo di testa di Cantatore, appoggia l'indietro per Gigante, Secas prova a controllare questo pallone, Corvino d'appoggia per Manisi, pallone di ritorno, mette al centro, scivolata di Dirito, deviazione fondamentale del laterale basso Tropiano in maglia numero 2, che deve concedere il calcio d'angolo. Si salva la Molfetta Sportiva da questo tentativo sul cross di Corvino per Dirito, che era attento e pronto come un falco a colpire. Calcio d'angolo dunque il primo della gara per il Casarano.
parte Sekas. Pallone in mezzo, prova a colpire Gigante dalla distanza, poi dal limite dell'area Tarsilla. In qualche modo, forse anche con lo stinco della gamba sinistra. Pallone comunque fuori, dunque rinvio dal fondo per Petruzzelli, numero uno degli ospiti. Va al pressing Corvino, poi riesce il rilancio al centrale della Molfetta. Gigante, Achille Casalino, Sekas, appoggio sulla destra per Manisi, intercetta poi il pallone la difesa della Molfetta. Deve ripartire il casarano da Achille Casalino. Cossu attaccato e perde il pallone e ne approfitta Fieroni, che prova ad andare via. Intervento decisivo di Achille Casalino. Fieroni era andato via, poi la scivolata tempestiva del centrale ha favorito l'intervento poi di Fogliera. Ha rischiato molto Cossu, atteso troppo per liberarsi del pallone. Nulla di fatto comunque per la Molfetta Sportiva, con Fieroni adesso prova a contrastare Cossu di testa. Tarsilla, Sekas attaccato da Senè, che gli ruba il pallone e avanza con Achille Casalino, sempre presente in questi ultimi minuti. Riesce a fare buona guardia il centrale, poi lotta adesso in mezzo al campo con Stefanini, che riesce ad allargare sulla sinistra. Avanza Tesoro, prova a saltare un avversario, va anche alla conclusione. Fogliera deve respingere alla sua sinistra, poi Tarsilla riesce a spazzare via. Pericolosa la Molfetta Sportiva questi minuti. Siamo al quarto di questo primo tempo, ancora 0-0. Prova a farsi vedere in avanti la squadra di Iannaco. Adesso Sekas in possesso del pallone, di rito. Corvino, Tarsilla di prima cerca e trova di rito, che si porta il pallone in avanti e poi tenta di scavalcare il portiere con un pallonetto d'esterno. Nulla di fatto dunque. Pericoloso però questo tentativo con l'inserimento di Nicolas di rito. Risponde subito il casarano al tentativo dalla distanza di Tesoro. Pallone in avanti alla ricerca di Fieroni, poi Cossu intercetta, recupera il pallone e Gigante, maglia numero 2, Sekas. Due centrali della difesa di mister Iannaco sono lo russo, anche Fumai, maglia numero 6. Poi c'è un brutto scontro di gioco tra Tarsilla e il numero 2 Tropiano. Resta giù ancora il laterale destro. Ancora a terra il calciatore. Adesso si rialza, un po' dolorante. Restituisce il pallone Petruzzelli. La sfera termina tra i piedi di Fogliera. Carminetti all'indietro per Gigante, poi Achille Casalino. Scambio tra Sekas e Carminati. Pallone poi sporcato, ma c'è l'intervento di Salvestroni. Sekas prova a calciare dalla distanza. Pallone a raso terra, nessun problema per Petruzzelli. Va in rinvio Petruzzelli, lascia scorrere Gigante, palla che termina tra le mani di Alex Fogliera. Manisi, Achille Casalino, Gigante,
Settimo minuto, 0-0 il risultato, con un paio di occasioni per parte. Achille Casalino, di prima Tarsilla al centrocampo per Secas, poi trova l'imbucata centrale verso Di Rito, che ha provato a lanciare Corvino. Buona guardia però per la difesa ospite. Achille Casalino, pallone sull'out di destra per Manisi, buono il controllo, cerca anche il numero a superare il proprio marcatore. Anche in questo caso buona guardia però della difesa di mister Iannaco. Calcio di punizione, nessun problema nel frattempo per Tropiano, tornato regolarmente in campo, non sembra dare segni di problemi. Nel frattempo spazza via la difesa del Casano, poi prova Di Rito a controllare questo pallone. Buona guardia comunque di Fumai, maglia numero 6. Secas, Di Rito, intercetta di testa Lo Russo, poi in qualche modo recupera il pallone Carminati, che subisce anche fallo, ma è tutto regolare secondo il signor Recchia, si continua a giocare. Pallone in avanti alla ricerca di Fieroni, colpo di testa di Cossu che favorisce proprio l'intervento di Fieroni, poi c'è Sané che va alla conclusione dalla distanza, numero 9, attaccante possente della squadra ospite. Non c'è stata comunicazione tra i compagni di difesa, anche tra Cossu e Tarsilla nell'out di sinistra. Manisi intercetta questo pallone, il numero 7 Vitale prova ad andare via, buona guardia di Gigante. Secas proprio per il numero 2 Gigante, avanza palla al piede Achille Casalino, si avvicina numero 8 Cantatore, accenna pressing, poi Salvestroni. Achille Casalino, Cossu, ancora Salvestroni, Cossu riceve, appoggia per Corvino che prova a girarsi e servire Carminati, al limite dell'area ha provato il tocco morbidissimo per l'inserimento di Di Rito, palla raso terra che ha trovato l'intervento della difesa con Lo Russo. Gigante, ancora il classe 96, poi Achille Casalino, Cossu per Tarsilla, attaccato da Tropiano, pallone era già uscito e dunque rimessa con le mani in favore del Molfetta. Con il petto Achille Casalino, poi riesce a servire Corvino Tarsilla, avanza il numero 11, palla centrale per Di Rito, attaccato da Fumai, appoggio sulla destra per Manisi, prova a crossare al centro, trova la deviazione di Tesoro, rimessa con le mani già battuta proprio da Manisi. Gigante, tocco sotto di Secas alla ricerca di Manisi, dove di fatto si ripartirà con un'altra rimessa laterale già battuta sempre da Gigante. Cambio di gioco di Casalino per Tarsilla, che in colpo di testa cerca di servire un proprio compagno, poi trova il pallone in un primo momento Salvestroni, poi Corvino. Achille Casalino, tra gli ospiti la Molfetta Sportiva, nessun giocatore squalificato, mentre nel Casarano è assente Amato. Salvestroni in area, prova sul secondo palo, ha cercato la deviazione Carminati,
c'era stata anche la segnalazione dell'assistente per una posizione irregolare. Anche in questo caso scarsa comunicazione, perché alla fine il gioco riprenderà con una rimessa laterale addirittura. Cosso di testa, Tarsilla, colpo di testa di Corvino, poi prova a gestire questo pallone la squadra di Oliva, c'è fallo. Stefanini su Secas, punizione già battuta di rito. Secas prova a cambiare tutto verso Tarsilla, che va al cross di prima intenzione, scelta sbagliata in questo caso, perché il cross è stato completamente sbagliato da parte del numero 3, il quinto a sinistra di centrocampo. Coppia d'attacco di rito Corvino, accompagnata spesso dagli inserimenti di Carminati. Tropiano, tocco all'indietro per il numero 8 Cantatore, che ha provato e ha trovato il numero 11 Fieroni. Se ne avanza il numero 9 Dentamaro, cerca un compagno al centro, ma fa buona guardia la difesa del Casarano. Secas, Achille Casalino, 14esimo minuto del primo tempo, 0-0 il risultato. Carminati, oggi la maglia numero 10, velo di diritto, favorisce lo scambio con Corvino, scambio che però non riesce tra i due. Prova ad avanzare Vitale, ma viene fermato da Secas. Senè prova a controllare questo pallone attaccato da Gigante. Achille Casalino, ancora Gigante per Carminati. Achille Casalino, Salvestroni per Carminati, che con l'esterno cerca di rito. Colpo di testa di Tropiano, poi Fieroni in fase di copertura, tutto fermo però. Rimettere in gioco questo pallone Petruzzelli. Salta Cossu altissimo su Senè. E c'è il calcio di punizione in favore del Molfetta. Mima un tocco con le mani, il direttore di gara con il braccio per essere precisi, e dunque calcio di punizione che sarà battuto da Dentamaro. Fischia il direttore di gara, parte Dentamaro, pallone al centro, spazza via Cossu, poi Corvino spazza anche lui alla terra di nessuno, perché ci sono solo uomini della Molfetta Sportiva. Senè di testa, la ricerca di Vitale, buono il controllo, avanza Vitale, prova a calciare, tiro debole, però buono il tentativo, comunque buona l'idea di calciare dalla distanza, lo spazio c'era. Riparte il Casalano con Carminati. Secas supera la metà campo, poi pallone in avanti alla ricerca di Salvestroni, troppo lungo, è troppo alto soprattutto, non ci arriva il centrocampista. Riparte la squadra ospite. Tesoro per Dentamaro, di prima alla ricerca di Vitale, poi Stefanini in avanti verso Senè, duello con Achille Casalino. Secas, Achille Casalino cerca e trova Corvino, prova a proteggere il pallone, viene messo giù da Stefanini, e dunque calcio di punizione a favore del Casarano al 17esimo di questo primo tempo,
buona la protezione del pallone dell'attaccante numero 11. La sua 14esima presenza con la maglia del Casarano. 14 presenze condite da 6 gol per Vincenzo Corvino. Sul pallone Cossu, lo stesso Corvino, adesso Segas si allontana. Fischia il direttore di gara, parte Corvino, basso, c'entra la barriera, poi prova a calciare nuovamente Corvino, tutto buono, tutto regolare. Segnalazione dell'assistente invece, e dunque nulla di fatto, ma ottima la conclusione di Vincenzo Corvino sulla ribattuta, provata a calciare di prima, ottima anche la coordinazione. È buono soprattutto l'intervento di Petruzzelli. Tesoro, Senè. Intercetta poi Gigante, subisce fallo. Achille Casalino. Secas. Pallone sulla sinistra per Tarsilla, che prova di prima a mettere al centro. Spazza via lo russo, rimessa con le mani già battuta da Cossu. Secas, diritto per Carminati, ancora di prima ha provato l'inserimento di un compagno, soluzione però già cercata e non andata a buon fine neanche in questo caso. Buono il controllo di Vitale, ostacolato da Gigante, gli porta via il pallone. Secas sulla destra per Carminati. Corvino contro lo russo, pallone fuori. Secas cerca l'inserimento di Salvestroni, pallone però troppo lungo e dunque preda di Petruzzelli, che gioca sulla destra per Tropiano. In avanti la ricerca di Senè, buono il controllo con il petto, prova ad andare via l'attaccante numero 9, fermato fallosamente da Achille Casalino. Calcio di punizione in favore del Molfetta. È sempre Cantatore a battere i calci da fermo. Non siamo al minuto numero 20. Pallone in mezzo, colpo di testa di Carminati, poi Stefanini prova a calciare con il sinistro. Dirito prova a far ripartire i suoi e serve sulla destra a Carminati, che avanza velocissimo, attaccato da Tesoro. Si ferma Carminati con l'esterno, prova a servire Dirito. Scelta errata perché riparte il Molfetta. Avanza Vitale. Tocco per un compagno sulla sinistra. Parte il cross. Colpo di testa di Senè, che sfiora il palo alla sinistra di Fogliera. Pericolosissimo l'attaccante numero 9, già autore di 6 gol con la maglia del Molfetta. Molfetta già salvo, ma che sta giocando la propria partita, sta creando anche dei problemi alla retroguardia del Casarano. Gigante, pallone per Secas. Cossu di prima a Tarsilla e trova Dirito, pallone poi troppo alto per Salvestroni, che ricambia il favore, ancora Dirito, ma buona la chiusura della retroguardia ospite. Vince il duello Riccardo Cossu, che poi serve Tarsilla. Però a proteggere il pallone di Rito. Si continua a giocare, avanza il numero 10 Stefanini, che serve sulla corsa Vitale.
si avvicina anche alla chiusura gigante, ancora Vitale, pallone troppo lungo però sul secondo palo dove non c'erano compagni e dunque recupera il pallone il Casanano. Secas, Carminati, tocco di Manisi per Secas che prova a servire di prima Carminati, nulla di fatto perché chiude la difesa del Molfetta, poi pallone scaraventato in avanti dove non c'è nessun compagno. Gigante intercetta il pallone Dentamaro, Gigante cercava di Rito, Stefanini, Tropiano proprio per il numero 10 che va al cambio di gioco, cambio di gioco però che non trova Vitale. Achille Casalino cerca e trova Tarsila che di prima intenzione serve Salvestroni, Salvestroni attaccato da Lorusso, nulla di fatto perché prova a ripartire adesso Fumai con il numero 6, poi se n'è Dentamaro, ancora Fumai, interviene in scivolata Cossu, fischio del direttore di gara. Signor Recchia proprio in un confronto con Cossu. Calcio di punizione. Fischio il direttore di gara, cercava la battuta corta Dentamaro. Andrà alla battuta in area. Parte Dentamaro, pallone sul secondo palo, colpisce di testa Carminati. Poi Vitale prova a calciare di prima da fuori area. Stefanini. Pallone che torna tra i piedi di Dentamaro. Va ancora il pallone morbido a centro area. Se n'è di testa. Sfiora soltanto l'attaccante numero 9, poi Fogliera blocca senza problemi. Casalino sulla destra per Gigante, avanza il numero 2, cerca di Rito, in vantaggio però il numero 6 Fumai, alla fine il Casalano trova solo una rimessa con le mani. Manisi in battuta all'indietro per Gigante, Casalino cerca ancora Manisi ma fa buona guardia Tesoro, altra rimessa con le mani sempre a favore del Casalano, corto questa volta per Carminati che prova ad andare sul fondo, crossa il numero 10, svirgola il numero 6 Fumai, poi c'è fallo di Salvestroni sull'uscita di Petruzzelli. Aveva mancato completamente il rinvio con i piedi Fumai, numero 6. Carminati di testa, appoggio di diritto per Corvino, poi indietro per Secas ma intercetta Stefanini. Numero 10 controlla il pallone nel cerchio di centrocampo, si destreggia molto bene, poi serve Dentamaro che tocca sulla sinistra per Tesoro. Vitale dall'altra parte per Cantatore, prova addirittura la conclusione il numero 8, pallone altissimo. Gigante, Secas sbaglia il controllo e favorisce l'intervento di Dentamaro, avanza il numero 4, va anche ora la conclusione, conclusione che però termina fuori, alta sopra la traversa ma qualche errore in fase di impostazione per il Casalano che riparte adesso con Manisi,
di Petto Corvino per Dirito, che cambia dall'altra parte la ricerca di Tarsilla, che non riesce a controllare questo pallone, dunque rimessa con le mani in favore del Molfetta. Di Petto Dentamaro protegge il pallone dall'arrivo di Dirito, ma favorisce l'intervento di Salvestroni. Alla fine non riesce il Casarano a rendersi pericoloso. Sfruttata male questa occasione. Fumai. Stefanini. Salta gigante Vidale, poi va addirittura alla conclusione il numero 7. Palla che sibila alla sinistra di Foiera. Molto pericoloso il Molfetta in questo primo tempo. Siamo al 28esimo minuto. Numerose anche le conclusioni dalla distanza. Dobbiamo dire che quelle più pericolose sono arrivate proprio da Vitale con il numero 7. Lo stesso Vitale che adesso intercetta questo pallone da Carminati, poi Sané non riesce a gestire la sfera, cerca di ripartire il Casalano con Carminati. Non si intendono i due attaccanti con il passaggio di Rafael Carminati. Alla fine prova a ripartire la Molfetta Sportiva. Sené, palla per Fieroni, tocco indietro per Dentamaro che cerca il cambio di gioco, ma in vantaggio Manisi. Dirito, ancora Manisi, lascia il pallone per Carminati che va al cross, pallone sul secondo palo che non esce, ma non è corretto neanche in questa situazione il cross di Tarsilla. Lo russo per Dentamaro, tocco morbido alla ricerca di Sené che controlla questo pallone, lotta con Achille Casalino e alla fine ottiene anche un calcio di punizione. Intervento falloso sul centravanti numero 9. Nel frattempo Corvino sta cambiando gli scarpini. C'è il fischio adesso del direttore di gara. Non batte a centrare Dentamaro, ma gioca lì indietro. Tesoro. Stefanini. Sbagliato il passaggio verso Fumai, alla fine ne approfitta il Casarano con una rimessa laterale. Secas non trova il passaggio di ritorno da Salvestroni, c'è l'intervento di Dentamaro che prova a servire Vitale con l'esterno, ma c'è gigante Secas. Corvino di prima, ma arriva tempestiva la chiusura di Lo Russo. Tarsilla trova Salvestroni, prova ad inserirsi in area, avanza ancora Salvestroni, all'ultimo momento interviene il centrale della difesa di mister Iennaco. Secas, non c'è nessuno al centro area, spazza via Tropiano. Vitale, il funambolo in maglia numero 7, poi Tesoro, sbaglia il passaggio, intercetta Salvestroni. Secas sulla destra per Manisi, siamo al 32esimo. Manisi con il sinistro cerca l'imbucata per Dirito, non ci arriva l'attaccante e dunque rimettere in gioco Petruzzelli. Tropiano, pallone lungo alla ricerca di Sené, non tocca nessuno dei due tra Sené e Cossu,
e avanza Casalino. Carminati, sbagliato il passaggio verso Di Rito, alla fine riparte ancora una volta il Molfetta con Stefanini, pallone lungo alla ricerca di Vitale che arriva sul pallone, poi prova a crossare al centro ma c'era Achille Casalino. Secas, Manisi, giro palla adesso del Casalano. Achille Casalino prova il cambio di gioco alla ricerca di Tarsilla, pallone intercettato da Tropiano, poi di petto Salvestroni, ancora Tarsilla. Cosso va al cross ma intercetta ancora una volta lo Russo. Secas, Carminati, prova la conclusione dalla distanza, palla che non scende per centrare lo specchio della porta. Ha avuto due metri in avanti per calciare Rafael Carminati in gol domenica scorsa sul neutro di Toritto contro il Bitonto, suo il gol della vittoria per 1-0 del Casarano. Rimessa laterale in favore della Molfetta, buono il dribbling di Stefanini, colpo di testa di Cosso. Ancora Stefanini, Fumai non trova nessun compagno, palla che termina poi sui piedi di Gigante. Ancora Fumai, poi Stefanini, Dentamaro sulla sinistra per Tesoro. Vitale ha provato il tocco di prima, alla fine è riuscito ad ottenere una rimessa con le mani. Di tacco Stefanini per Dentamaro, pallone lungo la ricerca di Senè, poi Fieroni, il duello con Tarsilla, alla fine commette fallo il numero 11, cercava di raggiungere il pallone. Trentacinquesimo in questo primo tempo, 0-0 il risultato, ma Molfetta, dobbiamo dire, molto pericoloso, soprattutto con le conclusioni dalla distanza da parte di Vitale. Casalino avanza con su, palla al piede, prova ad accelerare il numero 6, poi non si intendono i giocatori di Mister Oliva, riparte il Molfetta. Se ne prova ad andare via da Achille Casalino, scivolata del numero 5, non c'è fallo, buona la chiusura del centrale. Salvestroni attaccato da Tropiano, riesce a servire Carminati centralmente, non riesce però Carminati a servire Manisi, pallone troppo lungo. Riparte il Molfetta, ancora Sané di testa, in questo caso posizione irregolare dell'attaccante numero 9. Cossu, cerca e trova Carminati, ma lo stesso numero 10 non trova un compagno, alla fine cerca di ripartire il Molfetta. Rimessa con le mani in favore del Casarano, già battuta, Secas, e lui ad impostare, anche se in questo caso non prosegue l'azione. Molti errori tecnici in questo primo tempo. Alza un campanile Fumai, e alla fine aveva trovato il pallone Salvestroni, poi era pronto Dentamaro a recuperare il pallone. Cantatore per Fieroni, che cerca Senè, ma c'è Achille Casalino. Si ripete spesso il duello tra l'attaccante numero 9 ed Achille Casalino.
Carminati, velo di Corvino a favorire l'intervento di Dirito. Lo stesso argentino ha cercato proprio il numero 11, Corvino. Alla fine ha spazzato via Tesoro. Rimessa con le mani già battuta. Carminati prova un cross, ma non c'è nessuno. E dunque riparte ancora la molfetta sportiva. In questo caso c'è il fallo di Achille Casalino su Sené. Quando siamo giunti al 38esimo minuto di gioco. Batte Dentamaro. Cerca Vitale, che prova anche ad ubriacare di finte Manisi. Poi va al cross. Salta in anticipo Cossu e alla fine Tarzilla in vantaggio su Fieroni. In qualche modo riesce ad allontanare la sfera, favorendo però la rimessa con le mani di Tropiano. Rimessa lunghissima, ma c'è Cossu che interviene di testa, spinto però da Sené, secondo il direttore di gara, e dunque calcio di punizione. Secas avanza il centrocampista numero 4, Carminati. Tocco sulla destra per Manisi, attaccato da Tesoro. Ancora Secas, cerca limite dell'area Corvino, ma riparte ancora il Molfetta, in questo caso con Cantatore accerchiato da quattro uomini. Alla fine c'è il fallo proprio di Cantatore. Una volta perso il pallone nella gabbia dei centrocampisti del Casarano, cercato di recuperarlo ma fallosamente, dunque punizione già battuta. Carminati cerca Dirito, contrastato da Tropiano, protegge il pallone l'attaccante, poi Tarsilla cerca il pallone basso, ancora in area, prova sul secondo palo, cerca di controllare Carminati, va Dirito al volo con il destro. Occasionissima per l'attaccante numero 9, che arriva al 39esimo minuto. Bellissimo gesto tecnico dell'argentino. Buono anche l'intervento di Petruzzelli, che respinge in angolo, già battuto. Carminati allunga sul secondo palo, controlla Gigante, poi prova a servire Salvestroni, che ha cercato la conclusione ma è riuscita la difesa del Molfetta ad allontanare. Rimette il pallone in avanti Fogliera, controlla benissimo Dirito, cerca la conclusione Carminati, non colpisce bene di sinistro il numero 10 maglia gialla, e dunque rinvio dal fondo che sarà battuto da Petruzzelli. Tocco di Gigante a favorire la rimessa con le mani per il Molfetta. Cerca di controllare Vitale con il petto, lo allontana in un primo momento Segas, ma riconquista il pallone il Molfetta. Infine sbaglia Dentamaro alla ricerca di Sené. Cossu avanza, Casalino cerca e trova Nicolas Dirito, protegge il pallone dall'arrivo di Fieroni. Secas per Corvino, attaccato da Fumai, poi Salvestroni ruba il pallone a Stefanini, non c'è fallo, si continua a giocare, avanza Tarzilla. Buono il tocco di Carminati per Manisi, la sterzata, poi calcia Corvino da ottima posizione, spara in curva. Sciupa un'altra occasione in questi ultimi minuti il Casarano. Dopo la sterzata di Manisi c'è stato il tocco proprio per Corvino. Pallone però si è alzato troppo e dunque sfuma
quest'altra chance per gli uomini di Oliva. Vitale attaccato da Gigante che commette fallo, calcio di punizione a favore della Molfetta. Siamo ormai a pochi minuti dal termine di questi primi 45 minuti di gioco, risultato fermo sullo 0-0, ma ci sono state buone occasioni da una parte e dall'altra, dobbiamo dire. Dentamaro batte sempre lui i calci da fermo. Buono il controllo di Senè che prova a girarsi al limite dell'area, ma riparte il Casarano con Dirito che cerca di saltare Dentamaro. Non c'è fallo, si continua a giocare. Tropiano. Dentamaro cerca l'inserimento di Fieroni, ma c'è la buona guardia di Achille Casalino. Secas. Salvestroni. Intercetta Tropiano, buono il suo ritorno su Dirito. Corvino prova ad avanzare il numero 11 che viene messo giù da Cantatore e arriva la prima munizione di questo primo tempo per Cantatore numero 8. Al minuto numero 44 calcio di punizione dunque per il Casalano. Un solo uomo in barriera ed è proprio il calciatore ammonito, il numero 8 Cantatore. Secas in battuta, parte il numero 4 sul secondo palo, stacca Senè, riconquista il pallone Salvestroni, poi Secas prova ad allargare sulla destra dove c'è Cossu. Buono il controllo del centrale che favorisce l'inserimento in area di Carminati. Va al cross morbido Dirito ed arriva il gol del vantaggio al termine del primo tempo, gol di Nicolas Dirito, dodicesimo gol in maglia rossa-azzurra. Esultanza un po' polemica dell'attaccante, ma ha sfogato tutta la sua rabbia il numero 9 e dunque 1-0 Casalano al 45esimo. Viene assegnato in questo momento un minuto di recupero e dunque al 45esimo minuto gol di Nicolas Dirito, il dodicesimo in maglia rossa-azzurra dal suo arrivo nel mercato di dicembre. È stato un errore della difesa ospite dimenticarsi proprio dell'attaccante argentino che tutto solo è riuscito ad impattare di testa e a battere Petruzzelli e dunque 1-0 Casalano. Tarsilla su Tropiano, concede la rimessa con le mani, controlla in un primo momento Cossu. Pallone alla fine che termina ancora in fallo laterale. Va Tropiano con le mani alla ricerca di Senè. E in questo momento termina la prima frazione, termina il primo tempo con il Casalano in vantaggio proprio al 45esimo minuto con il dodicesimo gol in maglia rossa-azzurra di Nicolas Dirito. Noi torniamo a risentirci tra 15 minuti circa con il Casalano in vantaggio 1-0 con il gol di Nicolas Dirito.
di nuovo collegati con lo stadio Capozza. Casarano Molfetta, Casarano in vantaggio per 1-0 con il gol di Nicolas Di Rito proprio allo scadere del primo tempo, al 45esimo minuto. Si attende il fischio del signor Recchia, che arriva in questo momento, e dunque riparte la gara con il secondo tempo. Gigante, in qualche modo, su Senè. Tesoro, Dentamaro. Colpo di testa di Fieroni. Poi spazza via il Gigante. Non ci sono cambi, sono gli stessi 22 che si sono affrontati nel primo tempo. Tropiano, lungo verso Fieroni, buono il controllo con il petto, ma pallone termina fuori, rimessa con le mani in favore del Casarano. Di Rito, Secas per Gigante. Carminati trova la doppia deviazione di Stefanini e Dentamaro, il tentativo di servire Di Rito. Sbaglia anche il centrocampista Dentamaro a servire Vitale, poi Di Rito. Carminati allarga sulla destra per Manisi, buona guardia in scivolata, l'intervento di Tesoro. Di tacco Carminati, ma non c'è nessuno sulla battuta della rimessa laterale. Senè perde il duello con Achille Casalino, che riesce anche ad ottenere un calcio di punizione. Carminati sulla destra per Manisi, attaccato da Tesoro. Tocco indietro per Gigante, poi Achille Casalino. Lungo la ricerca di Tarsilla, pallone là arrivato sulla testa di Tropiano. Avanza Di Rito, prova a superare Stefanini, appoggio per Carminati, finta proprio sul numero 10, calcio di sinistro Carminati, pallone che si alza sopra la traversa. Buona però la conclusione del numero 10. Colpo di testa di Secas. Tropiano con le mani alla ricerca di Dentamaro. Pallone in avanti che trova però la chiusura di Achille Casalino. Tesoro. In anticipo Manisi. Poi colpo di tacco di Carminati, che cercava di servire proprio il numero 7 sul suo recupero di palla. Lo Russo. Tropiano, in anticipo anche Cossu, poi altra rimessa con le mani in favore del Molfetta. Buono il controllo di Senè, che serve in corsa Fieroni, palla però troppo lunga e alla fine è ancora il Casarano a tornare in possesso del pallone. Buona comunque la prova del Molfetta nella prima frazione. Secas, Carminati, tocco per Salvestroni che gira di prima per Tarsilla, prova l'1-2 con Di Rito, pallone torna su Salvestroni, cross al centro, buona guardia di Fumai e alla fine allontana via Tropiano. Rientrate in campo con un altro piglio gli uomini di Mister Oliva, sempre in zona d'attacco in questi primi minuti. Siamo al quarto di questo secondo tempo. Spazza via Tropiano, colpo di testa di Tarsilla e alla fine prova ad andare via Senè, che allarga molto bene sulla sinistra per Vitale. Buono il primo controllo, alla fine c'è il fallo di Gigante, che rischia ma
ottiene solo un cartellino giallo e dunque ammonito Giacinto Gigante al quinto della ripresa. Si era creato lo spazio per Vitale per attaccare la porta difesa da Alex Foghiera. Intervento necessario di Gigante. Alla fine calcio di punizione. Sul pallone c'è sempre il numero 4 Dentamaro. Ancora dolorante il numero 7 Vitale. Zoppica abbastanza vistosamente. Parte Dentamaro con la conclusione che non scende abbastanza. Nulla di fatto dunque su questo calcio di punizione. Si ripartirà con Alex Foghiera. Va al rinvio il numero 1 rossazzurro, colpo di testa di Stefanini che favorisce l'intervento di Manisi. E alla fine arriva il calcio di punizione, fischiata la trattenuta di Tesoro su Diego Manisi. Va a Secas a sistemare il pallone. Tutti i saltatori in area come Casalino, Carminati, anche Gigante. Restano a copertura Cossu e Tarsilla. Tutto il Molfetta a difendere con due uomini in barriera, Cantatore e Fieroni. Fischia il direttore di gara. Parte Secas, tocco corto per Dirito che si gira, prova a calciare ma c'è l'intervento di Petruzzelli. Poi Carminati di testa prova a rimettere al centro, Casalino al limite dell'area, un po' di confusione ma recupera il pallone ancora Carminati, tenta il numero e salta un paio di avversari ma poi c'è il ritorno di Tropiano che subisce anche fallo e dunque calcio di punizione in favore del Molfetta. Aveva chiamato lo schema Secas in un secondo momento, poi aveva provato la conclusione di Rito. Buono l'intervento di Petruzzelli. Ottavo minuto di questo secondo tempo, sempre in vantaggio il Casarano per 1-0 proprio con Nicolas di Rito, che adesso tocca per Carminati. Avanza il numero 10, prova a servire a centro area Corvino. Alla fine spazza via la difesa ospite che deve concedere un calcio d'angolo. Dalla bandierina sempre Secas. Parte l'argentino, pallone al centro ma c'è Sané che spazza di testa. Pallone ancora tra i piedi di Secas. Tocco per Manisi che cerca il traversone ma è ostacolato da Fieroni e alla fine riesce anche ad ottenere un calcio di punizione e dunque sfuma questo tentativo. Va Petruzzelli. Di testa Vitale che sembra essersi ripreso. Salta due uomini, se ne va anche alla conclusione. Blocca a terra Foghiera. Conclusione potente, ma
Era molto ben piazzato Foiera, gigante. Va con il mancino alla ricerca di Corvino, ma intercetta lo russo. Poi Cantatore, provato a lanciare in avanti Senè, ma ha subito fallo e dunque calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, quando siamo al decimo di questo secondo tempo. Va Dentamaro, morbido alla ricerca di Senè, colpo di testa di Cossu, poi Seca si allontana. A terra di Rito, ma non c'è fallo, si continua a giocare. Dentamaro, Tropiano, si rialza nel frattempo di Rito che sembra aver preso un colpo alla testa, poi intercetta il pallone Secas che alla fine mette il pallone fuori. Di Rito però si era rialzato e infatti sportivamente la molfetta sportiva con Tropiano restituisce il pallone e dunque riparte il Casalano con Achille Casalino, attaccato da Senè, rischia Casalino in possesso del pallone. Foiera, non c'è pressing, dunque con comodo e con calma il rilancio del numero 1, rimessa con le mani che sarà battuta da Andrea Tarsilla. Cossu, gigante. Secas di prima prova a lanciare Manisi, ma c'è il colpo di testa di Fumai. Stefanini col mancino cerca Vitale, è in vantaggio però gigante. Carminati di Rito prova a saltare un paio di avversari ma non ci riesce, favorisce l'intervento di Dentamaro. Ritarda un po' il servizio per Vitale. Avanza il numero 7 col mancino, prova a metterla al centro con le mani però Senè, e infatti riceve il suo cartellino giallo. Non ha colpito di testa ma con una mano, con la mano destra. E dunque cartellino giallo che arriva al dodicesimo di questo secondo tempo. Ammonito dunque Sanè. Calcio punizione che dovrà essere ribattuto da Alex Foiera. Va il rinvio di Rito di testa. La caccia del pallone è Manisi, ma in vantaggio Fumai. Stefanini attaccato da Carminati. Si destreggia bene il numero 10, poi non riesce a gestire questo pallone Dentamaro, favorisce Salvestroni, poi c'è Corvino al limite dell'area, manca clamorosamente lo specchio della porta, da ottima posizione il numero 11 sul passaggio di Salvestroni. Si è girato Corvino, ha provato a calciare con il destro. Pallone fuori e alla fine ripartita la molfetta sportiva. Tropiano con le mani cerca un compagno a cui affidare il pallone, in anticipo Cossu su Senè, pallone però era già uscito. Altra rimessa laterale sempre con Tropiano in battuta. Fieroni, controllo di palla del numero 11, altra rimessa. Rimessa lunga questa volta in area, poi Achille Casalino, colpo di testa, Salvestroni allontana senza guardare. Altra rimessa sempre in favore della Molfetta. In anticipo Cossu su Senè, Tarsilla. Sbagliato però il passaggio verso Salvestroni, riconquista il pallone la squadra biancazzurra. Petruzzelli
Fumai. Contromovimento di Vitale a chiamare il passaggio. Sené, attaccato da Casalino, anche da Secas e Corvino, ma il pallone è rimasto sempre incollato ai piedi di Sené. Casalino in qualche modo, Cantatore attacca alle spalle Salvestroni e commette fallo, mentre sta per arrivare il primo cambio per gli ospiti. Cambio che arriva al 15° della ripresa con l'ingresso in campo di Kubai al posto di Cantatore, numero 8. Si continua a giocare con Fieroni in possesso del pallone, poi l'anticipo di Casalino su Sené. Secas, Carminati, buona la sterzata sull'arrivo di Vitale. Ancora Secas, prova a servire sul secondo palo Tarzilla, che salta alla ricerca del pallone, ma alla fine c'è il neo entrato Kubai che allontana la sfera, ma il pallone termina ancora tra i piedi della squadra di Oliva. Secas, Carminati, cerca lo spazio per il tiro che arriva, ma a terra c'è Petruzzelli che blocca senza problemi. Poi prova a far ripartire i suoi con il passaggio direttamente su Dentamaro, che alla fine viene anche trattenuto da Salvestroni. E dunque calcio di punizione nel cerchio di centrocampo per il Molfetta. Fumai, ancora Dentamaro, va al lancio lungo il numero 6, ma c'è Achille Casalino, poi Salvestroni. Secas, si dimentica il pallone Carminati, alla fine la sfera termina fuori con la rimessa con le mani di Tesoro. Arretra molto il numero 10 Stefanini alla ricerca del pallone, andiamo spesso anche tra le linee, giocatore molto tecnico numero 10 Stefanini. Tropiano lungo la ricerca di Sené, buono il controllo con il petto, avanza l'attaccante numero 9 attaccato da dietro da Secas, e alla fine c'è il fallo proprio per l'intervento di Secas su Sené. Sul punto di battuta Dentamaro, al 18° di questo secondo tempo. In copertura solo Tropiano e Fumai. Tutto il Casarano a difendere al limite dell'area. Fischia il direttore di gara. Parte Dentamaro, colpo di testa di Cossu. Corto questo calcio di punizione, alla fine il pallone giunge tra i piedi di Fumai che prova a rimettere al centro, colpo di testa di Sené, palla che si spegne sul fondo per il rinvio di Alex Foiera. Intercetta il pallone Vitale, attaccato da Manisi, ma Gigante li porta via il pallone in un primo momento. Poi Stefanini cerca di servire Kubai, che cerca e trova il pallone. Tropiano prova a mettere al centro, ma c'è la presa sicura di Foiera. C'era Fieroni al centro area con il numero 11. Colpo di testa di Lo Russo. Carminati, Secas,
avanza Manisi, pallone a metà tra Corvino e Salvestroni, alla fine rimessa con le mani in favore del Casarano con Manisi. Carminati gioca l'indietro adesso di Casarano, ma c'è un intervento con le mani di Senè che intercetta il pallone come qualche minuto fa. Guardalini ha anche richiamato l'attenzione del direttore di gara, ma alla fine la munizione non è arrivata. Si continua a giocare con Manisi che va al cross, colpo di testa di Lorusso. Corvino attaccato da Fieroni. Secas attaccato alle spalle, viene anche a rubargli il pallone Dentamaro e alla fine arriva il cartellino giallo per Maximilian Secas al 21esimo di questo secondo tempo. Calcio di punizione battuto da Dentamaro, respinge via Tarsilla, poi Segas, sbagliato il passaggio alla ricerca di Nicolas Di Rito, ancora Dentamaro in possesso del pallone, intercetta la sfera Salvestroni, recupera ancora Dentamaro, all'indietro per Fumai. Tropiano, Dentamaro di prima alla ricerca di Fieroni ma è in vantaggio Casalino, poi Cossu, allontana il pallone dove c'è ancora Dentamaro. Tropiano in qualche modo prova a servire Kubai, pallone che giunge sui piedi di Senè che va alla conclusione. Sempre pericoloso l'attaccante numero 9, palla che termina al lato senza l'intervento di Alex Fogliera che va a rinvio. Colpo di testa di Stefanini, vitale. Dentamaro allarga sulla destra per Kubai. Kubai contro Tarsilla, cerca il cross ma c'è la presa sicura di Fogliera. Colpo di testa di Di Rito, poi Dentamaro, di testa anche gigante. Kubai, Dentamaro. In vantaggio Manisi che alza un campanile ma arriva Senè che riesce a controllare il pallone all'interno dell'area, controllato da Cossu. Prova a mettere al centro ma c'è l'intervento di Casalino. E alla fine concede il calcio d'angolo agli ospiti che si preparano al secondo cambio di questa gara. È campo reale ad effettuare il suo ingresso in campo al 24esimo di questo secondo tempo. Campo Reale con la maglia numero 15, rileva il numero 3 Tesoro. Parte il cross ma esce in presa sicura Fogliera nella mischia. Rilancia in avanti il numero 1, colpo di testa di Lorusso, palla che termina tra le mani di Petruzzelli.
Lo Russo. Sta per arrivare il momento di Jeddah. Arriviamo in attesa della sostituzione a bordo campo con la maglia numero 18. Vedremo al posto di chi. Nel frattempo sbaglia Kubai in possesso del pallone. L'assistente aveva anche assegnato la rimessa con le mani agli ospiti al Molfetta, poi c'è stata la decisione del direttore di gara. E dunque rimessa con le mani per il Casarano. Di Rito prova ad avanzare Tarsilla, attaccato Salvestroni che perde il pallone, poi Dentamaro. Salvestroni cerca con una conclusione ma intercetta Carminati. Avanza il numero 10, prova ad entrare in area, al centro c'è la chiusura di Lo Russo, ma poi arriva il pallone sui piedi di Manisi, che prova a superare Camporeale. Entra in area Manisi, si dimentica un po' il pallone ma riesce a riconquistarlo, ma alla fine c'è il fischio del direttore di gara. Ed arriva il momento di Jeddah, che va a sostituire Vincenzo Corvino. Sostituzione che giunge al 26esimo minuto. E dunque Jeddah in maglia numero 18 rileva numero 11 Corvino. Cambia nulla dal punto di vista tattico, perché Jeddah va ad affiancare Nicolas Di Rito nella coppia d'attacco. Dentamaro, pallone in avanti alla ricerca di Sené, che riesce a colpire di testa e poi non riesce a riconquistare il pallone Fieroni. Infine arriva il fischio sempre del direttore di gara e dunque batte Fogliera. Cossu in avanti alla ricerca di Jeddah, palla però che termina tra i piedi di Fumai, che allontana. Carminati, Gigante, colpo di testa di Stefanini, riconquista il pallone Dentamaro, che poi sbaglia l'apertura sulla destra per il numero 16 Kubai. Cossu, pallone in avanti alla ricerca di Jeddah, buona guardia della difesa ospite. Palla al piede Fumai, tocco sulla sinistra per Vitale. Dentamaro attaccato da Jeddah, che gli porta via il pallone. Secas per Salvestroni, prova ad avanzare il centrocampista, serve Di Rito che poi va all'assist sul secondo palo e a porta vuota Carminati si ritrova il pallone sui piedi e calcia fuori. Clamorosa occasione capitata sui piedi del numero 10, anche se c'è stata segnalazione dell'assistente, dunque probabilmente non sarebbe stato convalidato il gol di Carminati. 29esimo di questo secondo tempo. Fumai, di petto Vitale per Camporeale, buono lo scambio tra Fieroni e lo stesso Vitale, che allarga molto bene sulla destra per Kubai, che va al cross sul secondo palo. Pallone però prende un giro opposto e dunque rinvio dal fondo per Alex Fogliera. Tocca in qualche modo Di Rito per Manisi, avanza Manisi, va al cross, arriva Salvestroni al limite dell'area, appoggio
per Carminati che va alla conclusione, ma c'entra Fumai e alla fine resta anche a terra Rafael Carminati, ma si continua a giocare con Vitale. Tocco centrale alla ricerca di Camporeale, alla fine prova a spazzare via a Secas in un primo momento. E alla fine Sené che mette il pallone fuori. Faccia a faccia tra Sené e il tecnico del Casarano Oliva. Giunge anche il direttore di gara a cercare di calmare gli animi. Gioco fermo e un po' di confusione in questo momento. Cercano di spiegarsi le parti in campo. Nel frattempo sta per essere soccorso Carminati, che è ancora a terra e si tocca la caviglia. Subito un colpo nel tentativo di conclusione dal limite dell'area il numero 10 del Casarano. Passano i minuti che saranno recuperati poi nel recupero. Nel frattempo si rialza Carminati. Vedremo se continuerà la sua partita, se dovrà abbandonare il terreno di gioco, anche se zoppica, ma potrebbe rientrare senza problemi. Riprende il gioco con il Casarano, con Secas che va a restituire il pallone agli avversari. Sembra poter rientrare Carminati. Petruzzelli in avanti alla ricerca di Sené. Poi Secas di prima gira verso Di Rito in anticipo lo russo. Dentamaro allarga sulla destra per Kubai. Kubai contro Tarsilla. Prova ad andare via ma non ci riesce il numero 16. Avanza Tarsilla, tocco all'indietro per Secas. Jeda allarga sulla destra per Manisi. A campo il numero 7. C'è Camporeale che lo affronta e riesce a portargli via il pallone, anche se deve concedere poi la rimessa con le mani al Casarano. Battuta dallo stesso Manisi. Jeda di petto gira per Di Rito, ma in anticipo Dentamaro. Di petto Sené prova a controllare il pallone ma è chiuso da Cossu e successivamente da Carminati. Carminati controlla Di Rito attaccato da Lo Russo. Si addormenta Salvestroni e gli va in anticipo Fieroni. Tropiano, Stefanini sulla sinistra per il numero 15 Camporeale. Cossu. Tarsilla appoggia a Secas. Di prima Salvestroni in avanti. Pallone però esageratamente troppo lungo. Facile preda di Petruzzelli. Riceve il pallone Fumai. Lungo sempre alla ricerca di Sené che riesce a fare da sponda per l'inserimento di Vitale. Vitale appoggia per Fieroni che va a calciare. C'è la deviazione di Cossu. Chiedono anche il calcio di rigore i giocatori del Molfetta, che hanno visto un tocco con il braccio da parte di Cossu.
per proteggersi dalla conclusione. Rimessa con le mani, già battuta. Stefanini, Tropiano, prova ad estreggiarsi proprio il numero 10 Stefanini, che tiene un'altra rimessa con le mani. Mentre arriva anche la seconda sostituzione per il Casarano, abbandona il terreno di gioco Tarsilla, favorendo l'ingresso in campo di Luperto in maglia numero 13. Cambio che arriva al 35esimo minuto della ripresa. Con le mani Tropiano, andrà la rimessa lunga in area, colpo di testa di Manisi. Manisi che va a posizionarsi al posto di Tarsilla come quinto di centrocampo sulla sinistra, mentre Luperto è qui sotto i nostri occhi a destra. Va Fogliera alla ricerca di Dirito, poi c'è il colpo di testa di Lorusso, cerca di allontanare anche Kubà in qualche modo e riesce ad ottenere una rimessa con le mani. Dentamaro di prima alla ricerca di Sene, poi Cosso in qualche modo, poi arriva Secas a favorire l'intervento di Fogliera. Gigante palla per Luperto, cerca di proteggersi dall'arrivo di Vitale, ma poi campo reale commette fallo e dunque calcio di punizione. Carminati cerca di andare via, Dentamaro ci riesce in un primo momento, poi Jedà si difende dall'attacco di Stefanini. Luperto attaccato ancora da Vitale, che alla fine riesce ad ottenere calcio di punizione battuto corto da Fumai. Dentamaro avanza, Lorusso che va a lungo alla ricerca di Sene, che controlla con il petto, poi non trova un compagno da servire, alla fine intercetta Salvestroni, riparte il Casarano, ma c'è il fallo di Tropiano su Jedà, che resta a terra dolorante. Giallo a Tropiano che arriva al 38esimo minuto. Era andato via Jedà ed è stato messo a terra con un fallo da dietro molto pericoloso, infatti Jedà è ancora a terra. Mentre si prepara anche Grimaldi dalla panchina del Molfetta per il terzo ed ultimo cambio della squadra ospite. Siamo in attesa di capire chi abbandonerà il terreno di gioco per favorire l'ingresso in campo di Grimaldi con il numero 13. Abbandona il terreno di gioco Sene con il numero 9,
E dunque Grimaldi per Sené. E ancora a terra ce l'ha e c'è bisogno anche dell'utilizzo della barella per trasportare fuori dal terreno di gioco l'attaccante in maglia numero 18. Che viene sostituito e dunque Puglia in maglia numero 14 prende il posto di Jeddah che è trasportato fuori in barella. E dunque al 40esimo di questo secondo tempo Puglia rileva Jeddah, è entrato al 26esimo del secondo tempo. Solo 14 minuti in campo per Jeddah. Si continua a giocare con Puglia che tocca il suo primo pallone. Casalino controlla di petto di Rito, appoggia per Salvestroni. Cossu, anticipo secco di Kubai su Manisi, prova ad andare via Kubai con il numero 16. Palla in avanti alla ricerca di Camporeale che va a sistemarsi in attacco, il giocatore in maglia numero 15. Al suo posto laterale basso Mancino e il numero 13, il neoentrato Grimaldi. Nel frattempo avete sentito gli applausi per l'uscita dal campo di Jeddah. Speriamo non sia nulla di grave per lui. Nel frattempo c'è il colpo di testa di Puglia a favorire Dirito che serve in area a Carminati che appoggia proprio per Dirito, anticipato al momento del tiro da Lo Russo. E riparte adesso il Molfetta con Fieroni. Fieroni che viene messo giù da Puglia che si becca il suo cartellino giallo dopo appena due minuti. E dunque ammonito Mauro Puglia al 42esimo di questo secondo tempo, mentre sta per essere segnato il recupero. Calcio e punizione già battuto, colpo di testa di Casalino, raggiunge il pallone Puglia, poi Carminati, tocco corto però proprio per Puglia, alla fine ne approfitta Stefanini per recuperare la sfera. Dentamaro lungo la ricerca di Fieroni, buono il controllo ma c'è Achille Casalino a fare buona guardia, alla fine riesce a gestire questo pallone Fieroni, tocco l'indietro per Grimaldi. Dentamaro, ancora Fieroni di testa, tocca per Camporeale, intercetta il pallone Secas a far ripartire i suoi. Salvestroni, ancora Secas, avanza palla a piede Cossu, attaccato da Kubai che in qualche modo riesce a portargli via il pallone ma concede la rimessa con le mani agli uomini di Oliva. Di testa Carminati, non riesce a servire di Rito. Camporeale ha provato a gestire questo pallone ma alla fine la sfera è tornata tra i piedi del casarano. Casalino all'indietro per Foiera. Quarantaquattresimo sul cronometro. Petruzzelli serve Grimaldi sulla sinistra. Numero 13 cerca e trova Vitale che alla fine viene anticipato da Puglia. Con le mani Luperto, colpo di testa di Grimaldi, poi Dentamaro cerca e trova
Fieroni. Chiedono il fallo di mano ai giocatori del Casarano, ma si continua a giocare. Tropiano per Stefanini. Si gira il numero 10 e serve Dentamaro, che cambia tutto verso Vitale. Buono il controllo con il destro del numero 7. Serie di finte. La ricerca del cross. Spazza via Secas. Poi va alla conclusione al volo Dentamaro. Nel frattempo viene segnato il recupero, che è iniziato proprio in questo istante. Sono 5 nei minuti di recupero. Rinvio dal fondo per Fogliera. Colpo di testa di Grimaldi. Luperto, attaccato da Camporeale, che deve concedere la rimessa con le mani agli uomini di Oliva. È lo stesso Luperto che va in battuta. Di Rito, attaccato da due uomini, riesce ad andare via. C'è il tentativo di scivolata di Stefanini, ma poi anche quello di Lo Russo con il numero 5, che viene espulso per il fallaccio su Carminati. Rosso diretto per il numero 5 al 46esimo di questo secondo tempo, nel primo minuto di recupero. C'era stato precedentemente l'entrataccia di Stefanini, che non aveva trovato diritto, quella successiva però di Lo Russo sulle caviglie di Carminati è stata sanzionata poi con il rosso diretto, e dunque espulso il numero 5 Lo Russo. Anche il secondo minuto di recupero è andato via, dunque Molfetta si ritroverà a giocare questi ultimi 3 minuti circa in 10 uomini. Sembra poter continuare Rafael Carminati. Nel frattempo il direttore di gara va a disporre la barriera. Sul punto di battuta Cossu, Secas. Nelle vicinanze c'è anche Rafael Carminati, che si allontana però, e dunque sarà uno tra Secas e Cossu ad andare alla conclusione, da ottima posizione per calciare in porta. Ficca il direttore di gara, parte Secas, palla che si abbassa, ma c'è il tuffo basso di Petruzzelli. Alla fine il pallone termina fuori per una rimessa laterale in favore del Casalano con Luperto. Riesce a recuperare il pallone Grimaldi, poi spazza via Secas in qualche modo. Petruzzelli va al rilancio lungo, saltano Camporeale e Secas. Riesce il numero 15 a colpire di testa, poi Stefanini. Fumai spazza via sull'arrivo di Carminati. Ancora Camporeale riesce a gestire questo pallone su Cossu. Poi alla fine il tentativo di filtrante per Kubai non è dei più precisi, e dunque si ripartirà dal fondo con Fogliera nell'ultimo minuto di recupero. Va in rinvio Fogliera, non ci arriva di testa di Rito, poi lascia scorrere il pallone Tropiano. Colpo di testa di Camporeale, spazza via Manisi, controlla di Rito che appoggia
per Puglia, sulla destra per Luperto, Luperto contro Grimaldi, duello tra numeri 13, subisce fallo Luperto, calcio di punizione. Quando scade in questo momento il quinto minuto di recupero, vedremo se lascerà proseguire il direttore di gara, signor Recchia, della sezione di Brindisi. Fischia il direttore di gara, palla per Carminati. Ed arriva in questo momento il triplice fischio. Il Casarano si impone per 1-0 grazie al gol allo scadere del primo tempo di Nicolas Di Rito. Casarano che sale a quota 64 punti e dunque riesce a mantenere la terza posizione in classifica. Ottimo ovviamente per la griglia dei playoff. Ultimo incontro in trasferta per gli uomini di Oliva, che andranno a Novoli per chiudere il campionato. E dunque Casarano Calcio 1-0 sulla Molfetta Sportiva, decide un gol di Nicolas Di Rito. Da Lorenzo Enrico e dagli amici di Salento Television è tutto, noi ci risentiamo al prossimo appuntamento.